oggi voglio fare la recensione del manga di Full Moon, ovvero Full Moon Canto d'Amore, da una parte in italiano e in giapponese Full Moon Wasagashite, manga di Hunter Nemura, volume totale 7, edito da Panini per un costo di 4,30€. Questo volume è il primo volume uscito nel 2007, febbraio 2007, quindi è parecchio vecchiotto, ma comunque merita un video in questo canale, merita veramente un video di Full Moon questo manga, ma è veramente bellissimo. La storia parla di questo personaggio che vedete in copertina, che è Mitsuki, che ama cantare e vive con la nonna. Innanzitutto diciamo che vive con la nonna perché i genitori sono morti in un incidente stradale. Vive con la nonna, vuole cantare, ma purtroppo ha un tumore alle corde vocali. Il suo tumore, diciamo, sembra che abbia un anno più da vivere, perché non vuole farsi operare, se non potrebbe più cantare, e decide di iscriversi a un corso, diciamo a un concorso di canto, solo che non ha l'età giusta perché ha 13 anni, va bene, 16. Cosa succede? Succede che mentre sta, appunto, dopo che il dottore l'ha visitata, nella sua stanza entrano due persone che non sono persone ma sono angeli della morte, angeli della morte, sembra che si chiamano così, che sono Takuto e Meroko. Due personaggi che saranno fondamentali per questa storia, il protagonista dovrebbe essere lì per dire: guarda, tu hai ancora un anno da vivere, perciò goditelo praticamente, poi quando la tua anima finalmente non vorrà più stare nel tuo corpo, noi abbiamo il compito di prenderla. Cosa succede? Succede che lei dice: ok, però voi dovete aiutarmi a realizzare il mio sogno. E Takuto, che è uno dei due personaggi, dice: ok, io ti aiuto e faccio diventare adulta, tra virgolette, perché diventa 16enne, e da una pastiglia, sta qua la piglia, piglia la pastiglia e diventa una 16enne bionda, tra l'altro, non so perché, ma bionda. Lei tiene un concorso e Takuto si innamora della sua voce, non solo della sua voce, comunque dice: minchia, questa qua veramente ha molto potenziale. Anche al concorso lei lo vince, nonostante così da nulla vince questo concorso, e decide perciò di intraprendere la carriera da cantante, però con quell'aspetto di 16enne. A noi ovviamente non viene detto nulla e lei sembra essere scomparsa nel nulla. Succede qualcosa però. Lei perché canta? Canta perché vorrebbe che il suo amore in America, Eichi, la sentisse, perché loro dovevano praticamente rincontrarsi quando i loro desideri fossero stati avverati, ovvero lui un astronauta, mi sembra, lei una cantante. Quindi è per questo che intraprende questa carriera da cantante e vuole a tutti i costi cantare bene. Purtroppo il manga non è così semplice come vorrebbe far sembrare, nonostante non voglio fare degli spoiler, comunque ci sarà un problema legato a Eichi, sarà un problema legato a Takuto, un problema legato ai genitori della protagonista, anche se morti, comunque c'è un passato, hanno un passato, un passato proprio che dovrebbe far parte anche di Takuto. Oggi ho detto un po' troppo, mi sa, comunque il manga è veramente molto bello perché le scene sono molto immaturi, Anatanimura si vede che è agli inizi, comunque veramente veramente bello, perché proprio mentre leggete il fumetto voi avete proprio la sensazione di capire le canzoni della protagonista. Ovviamente in questa carriera non sarà sola, ci sarà la manager che la segue, ci saranno altri protagonisti, altri cantanti con cui dovrà battersi, diciamo. Però questo manga mi è piaciuto lo stesso tantissimo, perché comunque non parla solo... E Hunter Nemura ha un grande potere. Quando racconta una storia, lui la inizia con un personaggio, ma riesce a far innamorare i lettori tutti i personaggi. Perché? Perché racconta ogni singolo personaggio e poi è tutta una catena, tutta collegata, che poi unisce sempre il protagonista. Ma cioè racconta la storia di Takuto, perché cosa sono gli angeli della morte, eccetera eccetera, di Meroko, come è morta, bla bla bla, è tutta concatenata, e poi si verrà a sapere alla fine, dici: che bel manga, che bel manga. Io dico veramente, se non avete mai letto una parola da Hunter Nemura, vi dico di iniziare da questo, da Kamikaze, più da questo forse, perché è molto molto sensibile, soprattutto anche perché tratta un tumore, cioè non è che tratti proprio cose tanto leggere, tratta un tumore alla gola, problemi familiari, problemi legati all'amicizia, alla vita, all'autostima, comunque cose molto pesanti, anche se solo
per un semplice shoujo, quindi io vi consiglio veramente tantissimo questo manga, se lo trovate prendetelo. Mettetelo anche in streaming, cioè nel senso non vi dico come te per forza comprare questo fumetto, perché se non siete sicuri, mettetelo in streaming, però io credo, io sono sicura, che quando inizierete a leggere Full Moon in streaming correrete in fumetteria a comprarlo, perché è proprio il potere di Renata Nemura. Con questo è tutto, vi lascio alla vostra vita, vivete la vostra vita, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!